progetto prevede, dicevamo, la coltivazione di un piccolo orto. Ogni classe viene qua, partecipano a questo progetto innanzitutto tutte le classi della scuola. Ogni classe viene, si prende uno spazio del suo territorio, di questo territorio, mettendo qualche solco di un tipo di verdura. Il progetto riguarda più o meno coltivazione di verdure. Nell'anno precedente hanno piantato anche, facciamoli vedere qua, anche degli alberi da frutti, perché tutta l'area adibita alla coltivazione fa parte di un progetto più ampio, con l'aula verde che sta di qua, sono previste anche altre attività nella parte più alta di là, delle siepi, vediamo un po' di tutto, e ovviamente queste sono cose che vengono fatte man mano nel tempo, quindi è un progetto che parte da qualche anno fa e procede e va avanti, e diciamo ogni anno vengono aggiunte delle nuove esperienze, delle nuove attività. L'Auser che ci aiuta e ci sostiene per questa attività, poi abbiamo dei signori, un signore si chiama Aurelio che ci viene ad aiutare nel indicare ai ragazzi come fare delle attività manuali che venivano eseguite negli anni passati, attività che riguardano la pulitura del terreno, riguardano proprio il modo come piantare le piantine nel terreno, la semina, insomma tutte le attività che si facevano una volta. Ovviamente la scuola non ha il personale adatto per queste cose, è una scuola media, allora questo signore è una risorsa in più che noi abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda invece lo spazio dell'aula verde, ci giriamo da questo lato così la facciamo vedere dove sono i ragazzi di là, è un'aula attrezzata con delle panche, con delle tavole, c'è un chiosco chiuso da un perimetro di alberi, vediamo. Tutto quello spazio è adibito, viene chiamato proprio aula adibita, delle attività che si possono eseguire all'aperto, attività di ricerca, attività di riflessione, anche di attività di lettura, attività che riguardano l'ambiente, il territorio, quindi è proprio un'area opportuna che si può utilizzare in tutti i giorni in cui c'è bel tempo, insomma, no? La seconda è c'ha dell'insalata che ha piantato, la vediamo più avanti qua, si vede, puoi venire avanti, abbiamo del sedano qua, altra insalata là in fondo, e qua c'hanno un solco che lo utilizzeranno penso domani in futuro per aggiungere altre colture. Poi vediamo le altre classi che c'hanno. Di là vedevo una bustina che stava, mo le piante sono piccole, non si vedono, comunque degli spinaci. Di qua vediamo delle rape, questi sono degli esempi di coltivazione che fanno. Ancora altre rape che ancora non sono nate. I ragazzi reagiscono positivamente all'aula verde e anche all'orto, li vediamo ora.
all'opera, come si adoperano, anche se è un lavoro che necessita di esperienza farlo. Loro sono alle prime armi con queste cose e speriamo che anche di ricercare in loro delle motivazioni, delle passioni che magari anche nel piccolo, anche uno a casa sua, nel posto dove vive, in un giardino privato, una cosa uno possa portarle avanti.